Venditalia 2014, ci troviamo come praticamente a ogni edizione e direi quasi a ogni fiera a cui partecipa allo stand della Eurosnack. La Eurosnack è la proprietaria del marchio Forno Damiani che ogni anno ci allieta con delle novità, le nuove croccantelle al prosciutto crudo e tanto altro. Io non voglio svelare ancora. Ci troviamo qui con Nicola Centra che è il nuovo direttore generale dell'azienda, nuovo poi direi nemmeno tanto perché tu sei con l'azienda da praticamente 2 anni, però tu sei un volto nuovo per gli amici di VennyTV.it che fino ad oggi hanno conosciuto e Massimo Damiani, il titolare dell'azienda, e i tuoi precedenti colleghi. E dunque pochi secondi per dire come ti chiami, qual è l'azienda, l'abbiamo detto, e la tua funzione. Nicola Centra, direttore generale della Eurosnack, brand Forno Damiani. Collaboro da circa 2 anni con Massimo Damiani e abbiamo deciso di dare un nuovo percorso all'azienda, un percorso ricco di novità che è cominciato esattamente 2 anni fa, dove partendo da un progetto industriale assolutamente importante e facendo tesoro di quella che è la storia dell'azienda nel vending, perché è da tanti anni che Forno Damiani è nata, quindi insieme alla crescita di questo canale abbiamo condiviso un progetto la cui priorità è quella di un'ulteriore espansione dell'azienda nel vending, perché non vogliamo assolutamente spostarci per un attimo da quello che è la vocazione naturale per cui è nata questa azienda, ma di essere assolutamente all'avanguardia per capire quali sono e soddisfare i bisogni dei cambiamenti che ci sono nell'ambito di quello che è il consumo fuori casa in generale e soprattutto dare al nostro target di riferimento dei prodotti estremamente innovativi che vanno anche e sono assolutamente in linea con quelli che sono gli stili alimentari di oggi. E quindi la richiesta da parte del consumatore è che si aspettano giorno per giorno da Forno Damiani, con questa rivoluzione di grande cambiamento nell'azienda, di poter soddisfare dei bisogni fino adesso assolutamente disattesi dagli altri e naturalmente da Forno Damiani che nel leader si attendono le risposte più concrete. Nicola, noi siamo sempre piuttosto sorpresi a ogni cambiamento della Forno Damiani, perché in realtà conosco i prodotti di Forno Damiani da molti anni, ne sono stato utilizzatore, ne sono stato venditore negli anni in cui mi sono occupato di gestione e devo dire mi hanno sempre soddisfatto in qualità di gestore, perché riuscivano tutti a dare quella qualità richiesta dal consumatore a un prezzo giusto, non troppo bassi, non troppo alti, con la giusta marginalità per le società di gestione per poter lavorare in modo concreto e redditizio. Negli ultimi 3 anni avete certamente fatto dei passi da gigante anche con dei nuovi prodotti. Lo scorso anno appunto siamo stati piacevolmente allietati dalle novità con le croccantelle al prosciutto crudo che devo dire erano davvero portentose. Quest'anno che cosa presentate a Venditalia 2014? Proprio in virtù di questo che accennavo prima, cioè del desiderio dell'azienda di soddisfare dei bisogni e di essere all'avanguardia nella ricerca dell'innovazione, che danno comunque dei forti connotati di effervescenza del dinamismo dell'azienda. L'anno scorso, parlando, e qui mi ha alzato il pallone in area di rigore, della croccantella al prosciutto crudo, aggiungo che abbiamo ricevuto il premio del prodotto dell'anno delle croccantelle al prosciutto crudo. Io lo sapevo che in qualche modo poi sarebbe stato premiato. La più grande soddisfazione è che a tutto questo, con il cambiamento dell'azienda, è coinciso anche un cambiamento a cui lei faceva giustamente riferimento nella sua storia di ex gestore. È cambiato molto il rapporto anche in funzione di una struttura commerciale che oltre è molto vicina al cliente e quindi interpretare ad litteram quello che è una soddisfazione di avere una relazione molto proficua, molto assidua e costante, per essere anche consulenti dei nostri gestori a presentare non solo i nuovi prodotti ma a dare anche dei consigli e contribuire al business dei nostri gestori. Tanto ci teniamo a questo canale. Non potevamo in una vetrina così importante come il Venditalia
del 2014, disattendere a quello che è iniziato 2 anni fa, un progresso di innovazione di prodotti nuovi. Quest'anno con il brand Vieni con me, che troviamo pubblicizzato proprio qui vicino, nasce e mette la firma Forno Damiani a un nuovo brand a cappello che racchiuderà una serie di prodotti, e abbiamo cominciato proprio con le croccantelle a scoprire un gusto estremamente straordinario, che è la base salata della nostra croccantella naturale con una dolce ricopertura di cioccolato fondente al latte. Quindi saranno le prime 2 referenze ad arricchire questo nostro assortimento. Io ti interrompo perché è in pratica quello che è poi qui sotto, è retroilluminato, è pubblicizzato in modo vistoso, ma anche e soprattutto per dare una certa forza al messaggio. E allora, queste sono croccantelle al cioccolato, ovvero ricoperte al cioccolato ma con una base salata. Assolutamente sì, perché il concetto di prodotto è proprio su una ricetta che trova le proprie radici nella nostra grande tradizione. Chi di noi non ha apprezzato in alcune fasce orarie, a colazione a mattina, del buon pane e cioccolato? Il nostro prodotto, come lei ben sa perché ci conosce bene, è un prodotto strutturalmente di acqua e farina, e quindi stiamo parlando di una base pane con un buon gusto di sale, ma la raffinatezza di rendere armonioso al gusto è anche quello di allietarsi piacevolmente con una ricetta del pane cioccolato, che è diventato anche il nostro payoff di Vieni con me, buone come il pane cioccolato. E allora, oltre a queste 2 novità, Vieni con me croccantelle al cioccolato con in una prima e in una seconda versione, vedo che alle nostre spalle ci sono altre 3 novità: le croccantelle gusto pizza, le croccantelle gusto pollo arrosto e infine, come si chiamano? Tri snack, sono le nostre schiacciatine. Gusto pizza. Sì, gusto pizza. Ecco, allora, quindi anche queste vanno a arricchire il vostro carnet di prodotti. Ma a quanti prodotti siete arrivati ora per il vending? Non sono ancora tanti, perché ovviamente ci sono prodotti in e prodotti out, perché i gusti cambiano, come facevo riferimento alla modalità di come oggi bisogna stare attenti ai cambiamenti dei gusti dei consumatori. Il nostro target sono i giovani, dalle scuole medie inferiori fino agli atenei universitari, e siamo molto attenti oggi al cambiamento dei gusti, per cui non è il numero delle referenze che cresce, ma avere la capacità di interpretare quelle che sono le nuove tendenze e farne del nostro prodotto, che onestamente i nostri consumatori conoscono bene, e naturalmente il livello delle aspettative si alza notevolmente, e noi il nostro impegno è sempre rinnovato a cercare di non deludere mai nessuno. Del resto lei faceva riferimento a prodotti tradizionali come il prodotto alla pizza, che anche nel colore rappresenta quella che è la bella Italia, bianco, rosso e verde. E soprattutto un riferimento particolare lo volevo dare come accenno alla nuova linea braceria, il cui primo prodotto, perché ne seguiranno altre, è il gusto pollo arrosto, per un break che ha un sapore estremamente deciso e che rende molto gradevole il fatto di consumare un prodotto che dà la sensazione di essere soddisfacente a tutto tondo. Nicola, tu sei stato esauriente, perfetto direi, nell'andare a descrivere quelle che sono le linee guida che l'azienda ha deciso di seguire nei prossimi anni, un percorso che è cominciato già da un po' di tempo, probabilmente proprio con il tuo intervento in azienda. Allora, intanto i miei complimenti per aver dato un giusto asset al nuovo percorso di Forno Damiani. Dall'altra, non posso che invitare te e l'ufficio stampa a demandare tutte quelle che sono le novità alla nostra redazione per poterla divulgare al popolo della distribuzione automatica attraverso Vending TV, la rivista cartacea Vending News, il sito vendingnews.it e la newsletter che spediamo a 44.000 persone nel mondo ogni settimana. Mi piace aggiungere che abbiamo condiviso con Massimo Damiani
un progetto che abbiamo dato precedenza prima al fare e poi a commentare o comunque diciamo rendere e comunicare di più. E io condivido con voi perché prima si fa, prima si fa e poi si annuncia. Assolutamente sì, questo è uno stile che l'azienda ha sposato e mi piace soprattutto sottolineare che non è l'avvento di Nicola Centra, perché io anche nelle mie esperienze precedenti sono un grosso fautore, né testimonianza le aziende per cui ho lavorato, sono una persona che crede molto nel team building, quindi mi esprimo sempre con il noi, perché non è la singola persona ma il gruppo e la condivisione di un progetto e ne fanno parte tutti, dal primo operaio, l'ultimo operaio, passando attraverso un'organizzazione che è fortemente votata a far diventare questa azienda sempre più grande, sempre all'altezza della situazione, ma con un concetto del collettivo. Evviva lo staff! Nicola Centra, Nicola Centra, al tuo battesimo televisivo con Vending TV, hai pochi secondi per salutare gli amici che fino a questo momento hanno avuto la pazienza di ascoltare me e te per sentire tutto quello che riguarda la nuova linea, il nuovo percorso di Forno Damiani. Pochi secondi per appunto salutare gli amici di VendingTV.it. Saluto tutti, in bocca al lupo e soprattutto gustateci. Gustateli, questa mi piace, è un buon claim. Vieni qui Nicola, vieni qui. E allora, nel mentre tu li inviti a gustarli, a gustarvi, io nel frattempo vi invito a non andare via perché abbiamo ancora tantissime novità da presentarvi attraverso la documentazione filmata e microfonica che stiamo andando a raccogliere nel corso di questa 4 giorni milanese. Fabio Russo insieme a Nicola Centra di Forno Damiani vi aspettano nei distributori per gustare il prodotto, davanti allo schermo per guardare tutte le altre interviste che nel frattempo tra poco andremo a raccogliere. Non andate via.